Salve, sono le 6:30, abbastanza presto per i miei standard, il sole non è ancora sorto. Questo video sarà un vlog barra backstage di un video che stiamo per girare con The Show, molto molto atteso. Sentite gli uccellini, che bella è la città prima che si svegli. Comunque io mica l'avevo capito che dormivamo nel castello. Probabilmente questo sarà l'hotel più lussuoso in cui io abbia mai dormito. È gigantesco, bellissimo. Cosa fai? Ma guarda che ripresa, ma poi è tutto sfocato. Apriamo la finestra, così c'entra un po' di luce. Allora, adesso andiamo a vedere il panorama. Jason, due pirla per aprire la finestra. Siamo forti. Vabbè, abbiamo il mio letto. Mancano i cuscini. Ah, eccoli qua i cuscini, sì, sono qua dentro, ci sono. Poi abbiamo armadio, il bagno. Abbiamo la vasca con la doccia. Ta-da! Bello questo angolo. Sì, ci sto. Si va a mangiare già? Sì. Vabbè, in effetti sono già le due quasi. Dai, andiamo a mangiare. Sì, c'ho fame. Le chiavi? Abbiamo già perso le chiavi. Ce le hai per no, te? No, ce l'hai tu. No. Ce l'hai tu, Jason. Ok, vi spiego un attimo per... non ero pronto. Ma questa musica non è che entra dentro. Certo un po'. Che entrerà. Questo mi ha scelto il posto sbagliato. Magari di là. Meno male che ho preso in mano io la situazione. Thank you. Ok, vi racconto un attimo. Ci troviamo al Grand Hotel La Sorrisa. No, dai. Voilà. Perfetto, guarda qua che bello che sei. Dicevo, ci troviamo al Grand Hotel La Sorrisa, che magari qualcuno di voi l'ha già riconosciuto perché sì, è... perché sì, è il castello del boss delle cerimonie. Lui è Don Antonio, proprietario del castello. Con i suoi familiari si dedica anima e core. Il nostro compito è quello di accontentare tutti quanti. A rendere giustizia alla tradizione più sacra del capoluogo campano. E anche questo è fatto. Il boss delle cerimonie. Mi stavo, però poi vabbè, magari ce la facciamo. Noi però perché siamo in questa fantastica location? Noi, ovvero il team The Show, siamo qua perché gireremo il secondo episodio del nascondino elettrico. Wow, il primo l'abbiamo fatto in un hotel abbandonato, il secondo lo facciamo nel castello delle cerimonie. Fenomenale questa cosa. Ok, possiamo tornare al nostro vlog. Ma prima di pranzare abbiamo voluto fare un giro nel cortile. Eravamo abbastanza esaltati. Voglio andare là sopra. Non posso passare, raga, non si può. Ok, vai. Hai visto? Hai visto? Tac. Un giorno tutto questo sarà tuo. Cioè, io volevo venire qua su a fare una cosa romantica e ci sei tu e Jason. Basta! Abbiamo beccato le fontane. Vai, raga, ora con le tele, vi faccio la foto. Com'è successo? Ma no, mi ha buttato giù la mia camera. No. Ho preso un entusiasmo. No. Che è caduta. No! La vuoi anche tu? Che momento imbarazzante. Cioè, noi ora pranzeremo nel salone reale. Ma vai, che roba spettacolare. Com'è questa pasta? Non l'ho ancora assaggiata manco io. Com'è questa pasta? Napoletano. Ma scusa, io non sarei entrato al posto tuo. Scusa Cesare, dovevo farlo. Giustamente, Grand Hotel, abbiamo anche lo spazzolino. Vuoi non usufruirne? Però il dentifricio te lo do io. No, secondo me qua dentro c'è. No, non c'è. Solo che è praticamente monouso. In realtà la giornata di oggi io praticamente non devo fare nulla, perché si fanno le varie dronate, le varie riprese belle della location. Io ho scoperto che devo cercare. Non posso neanche andare in giro a guardare, perché sennò potrei scoprire qualche nascondiglio. E non va bene, ci sta. Ma perché? Ma perché sei nudo? Ma perché? Benvenuto nel nostro castello. Ah, bella, avete un puff. È venuto a lavorare nella nostra stanza, questo disgraziato. E beh, che devo fare? Nella mia c'è gatto che dorme. Scusa, non è carino disturbarlo. Sono le 4:15 e gatto dorme. Ma le gambe come stanno? Ah, tutto sono...
Tra l'altro, come ti vedi nello specchio? Ah, molto bene. Oddio, guarda che schifo di immagine, perché ci sono io peloso dietro. Buon lavoro. Grazie. Questo tavolino non è proprio comodissimo per... No. Aspetta, no, Jay, scusami. Ti riesci a duplicarti anche di qua? Bello così. No, ragazzi, è un'immagine bruttissima. Stare un po' più fermo col braccio, per favore. Ok, grazie. Buongiorno. Alla fine bastava spingere forte. Ieri come due idioti avevamo paura di romperla. Ciao Joe. C'è un po' di gente che già sta facendo colazione. Scendo a fare colazione. Dicevo che sono un po' stanchino, perché alla fine ieri sono andato a dormire alle 2 di notte, perché dovevo finire di montare un lavoro. Speriamo che venga approvato e vada bene, perché se no non so quando ho tempo per far arrivare i rework. Dai, sono carico, siamo carichi. Andiamo. Salve. Perfetto, siamo pronti. Anzi, sono anche 10 minuti in ritardo. Corro. Va che belli, già operativi per fare tutte quante le coperture. Gatto poser. Poser, nel senso che stai posando. Alessandro mood regista. Si è fatto crescere anche il codino, che dà quel tono da regista. Salve. Sono uno degli attori. E niente. Sono in questa stanza, bella, e non so per quanto tempo mi hanno messo qua dentro dicendo: dobbiamo parlare di cose che non puoi sentire, aspetta qua. Va bene, aspettiamo. Il ruolo del cercatore è così, divertente quando cerchi, ma molto noioso in tutta la fase di preparazione, sei tagliato fuori dal gruppo. Vabbè. Abbiamo pranzato e finalmente siamo pronti per giocare a nascondino elettrico. Quindi buon gioco, buon gioco, no, hai ragione, dico sempre una roba in più. Faccio sempre questo errore, dico una frase, potrei chiuderla lì e poi aggiungo una congiunzione o qualcosa per dire qualcos'altro, ma non so cosa dire e rovino tutto. Jason, dimmi. Less is more. Hai ragione. Poiché... No, niente, ciao, andiamo a giocare, via. Cioè, guardandolo da qua ti rendi conto che è davvero grande il posto dove devo cercare. Aiutami, per favore. Riprese finite, è stato mega divertente e ho vinto. Ce l'ho fatta. Figo, mi sono divertito. Adesso magari mi vado a fare una doccia. Non c'è nessuno. Mi sa che sono già tutti quanti giù. Mi aggiro. Qua, nel bosco. Vieni in camera da noi. Sì, dopo arrivo. Dov'è qui? Sono venuto a bussare in camera vostra. Quando? Vabbè raga, abbiamo capito una cosa. Non sono capace a fare gli scherzi. Sono proprio scarsissimo. Ma lo scherzo qual è? Oggi terzo ed ultimo giorno. Dobbiamo semplicemente fare delle scene finali. La premiazione con donna Imma, che mi premierà. E dopodiché basta. Questa nostra mini avventura finisce. Che bello. Siamo giunti al termine di questo video, di questo backstage, di questo vlog, di questa bellissima esperienza. È stato figo, il posto davvero bello, il video mega divertente. Spero che vi piacerà. Qui dal Grand Hotel La Sorrisa è tutto, il castello delle cerimonie. Ciao. Dimmi. Bellissima esperienza, soprattutto grazie al mio amico Jaser. Scrivete tutti sotto questo video: Jaser, fai più video.